aspettiamo il trasloco. Aspetta, il rosso no, il rosso no. Hai visto? Allora me ne vado pure io. Me ne vado anch'io. Grazie, è una conferenza stampa di presentazione, quindi io ringrazio Donatella, ringrazio tutti i candidati, sto girando in lungo e in largo questa splendida terra, da Deruta a Montecastrilli, da Stroncone a Bastardo. Sono contento che altri italiani conoscano delle eccellenze umbre. Stamattina sono andato a raccogliere l'ennesima falsa promessa del signor Di Maio, che venne a dire agli operai della Treo Fan di Terni, tranquilli ci penso io, come aveva detto tranquilli ci penso io a quelli della Whirlpool di Napoli. A questo punto mi sembra che abbia il tocco renziano Di Maio, tranquilli ci penso io, state sereni. E vedremo di evitare che l'ennesima multinazionale, in questo caso indiana, venga a lasciare un deserto in Umbria al posto di un sito produttivo. Con questa squadra abbiamo vinto in Friuli Venezia Giulia, in Abruzzo, in Molise, in Basilicata, a Trento, a Bolzano, in Sardegna, in Piemonte. Con questa squadra non si può parlare di sondaggi perché è vietato, non occorre uno scienziato per supporre che vinceremo il 27 ottobre in Umbria dopo 50 anni e io penso che i bimbi in Umbria dall'anno prossimo in poi segneranno il 27 ottobre 2019 come festa della libertà dell'Umbria, della loro terra, dopo 50 anni. E quindi ci sarà una nuova festa comandata. Ho letto che ormai sono alla disperazione quelli della sinistra. La cosa sgradevole è che girando il territorio mi raccontano di telefonate minacciose e ricattatorie che partono da alcuni palazzi del potere. Ed è proprio la fase, il crollo dell'impero. O se non mi voti perdi l'appalto, o se non mi voti perdi il posto, o se non mi voti stai attento. Vuol dire che sei proprio culturalmente, politicamente, socialmente e umanamente finito. Ho visto che se le loro ultime cartucce sono, mi raccomando, non votate Tesei, se no arrivano i nazisti, i razzisti, i populisti, i sovranisti, gli alieni, è proprio la fase finale. Ho visto che il loro ex candidato Trombato, che poi adesso si è riciclato come sostegno al candidato signor Fora, ha detto non firmo niente sulla famiglia perché chi vota Lega non può essere cristiano. Quindi ormai siamo alla fase finale, il bello comincia il 28, perché dal 28 bisogna spalancare le porte della regione Umbria facendo entrare merito, onestà, trasparenza e competenza. L'esatto contrario rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni.